Roberto, ce l'hai lei? Come funziona per le domande? Ci sono collegamenti telefonici? Sì, la RAI c'è e fa le domande direttamente, altri hanno nuovi telefoni per farle. Qualcuno potrebbe mandare un WhatsApp eventualmente per chi faccia chiamare. Allora sarà a posto, va bene, quando vuoi possiamo partire. Possiamo partire? Sì, possiamo partire. Bene, allora, buonasera. Buonasera a tutti. Questa inconsueta modalità di svolgere le conferenze stampa, ma è tutto inconsueto di questo tempo. È il primo invito che torno a fare a tutti i cittadini, a tutti gli abruzzesi, a tutti coloro che ci ascoltano, è ovviamente quello di continuare a seguire le regole, restare a casa, non vanificare lo sforzo che abbiamo fatto, tutti hanno fatto in questi giorni di reclusione forzata, via via sempre più stringente. Vedete che i decreti legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si susseguono, non dico quotidianamente, ma quasi andando con misure sempre più restrittive. Però dobbiamo farlo perché questa è l'arma vincente per combattere questo flagello, questa pandemia, è quella di mantenere le distanze, congelare, quasi annullare i contatti, adottare per le persone alle quali è necessario, inevitabile uscire di casa per lavoro o per altre necessità o anche solo per approvvigionare la spesa, i medicinali, il necessario per vivere, di farlo adottando tutte le cautele, altrimenti getteremmo un enorme sforzo sociale, economico che abbiamo messo in campo riaccendendo la miccia del contagio. Io ho qui la tabella che mostra in Abruzzo l'andamento della curva, distinto anche per le singole province. Quello che voglio dire, magari cercando di incoraggiare, non so se è una pia illusione, però cercando di incoraggiare i cittadini a tenere duro, a continuare a fare questo sforzo, perché forse qualche primo risultato lo possiamo cominciare a misurare. Nella giornata di oggi i casi positivi sono stati 124, portando a un totale di 813 i casi di positività nella regione Abruzzo. Di questi 813 oggi abbiamo avuto 2 terapie intensive in più, passiamo da 57 a 59. Oggi abbiamo un numero alto, forse è il numero più alto rilevato in una sola giornata, ma va detto che ieri il laboratorio di Pescara, per carenza di reagenti, e tornerò su questo tema, aveva rallentato l'attività e quindi aveva dato la giornata di ieri complessivamente solo 26 malati, un numero che quando abbiamo visto alla prima impronta ci si è aperto il cuore. Poi ci hanno spiegato che in realtà i tamponi erano rimasti fermi e che oggi avremmo scaricato i tamponi di ieri e quelli odierni. Però 124 e 26 fa 150, che, come dire, è una media di 75 al giorno. Anche il giorno 23 abbiamo avuto 76 casi, il giorno 22 ne abbiamo avuti 58, il giorno 21 79, il giorno 20 65. Dobbiamo arrivare al giorno 19, quando toccammo il vertice con 122 casi in una sola giornata, per vedere un momento di crescita verticale importante dei nostri casi, perché nei giorni precedenti erano 35, 53, 36, 22 e a scendere. Questo vuol dire 1, 2, 3, 4, praticamente sono 6 giorni di seguito, quasi una settimana, che noi abbiamo un dato costante tra i mediamente poco sopra i 70, 75 casi al giorno. È come se si fosse creato nella curva, così ci dicono i nostri tecnici che fanno analisi matematiche, analizzano e producono i dati statistici,
un plateau, una sorta di assestamento che nella speranza di tutti può essere l'inizio di una regressione, cioè di una curva che piano piano va a discendere. Lo voglio dire appunto con una punta di speranza, forse anche di illusione, potremmo domani essere brutalmente smentiti e essere riportati alla dura realtà invece di un picco che ancora deve, come dire, manifestare tutta intera la sua forza, la sua incubazione. Però, ripeto, se la collaborazione di tutti ci aiuterà a mantenere ferme le bocce, ferme le persone, limitati il numero dei contagi alle persone che sono state contagiate prima del blocco totale e a quelle poche che poi potendosi muovere hanno continuato a farlo però in un campione molto ridotto di popolazione, forse cominciamo a vedere una prospettiva intanto di stabilizzazione e poi possibilmente di regressione. Sui dati nazionali ci dicono che intorno a questo fine settimana si potrebbe, diciamo, conoscere il culmine di questa crescita. L'Abruzzo è stato fino ad oggi, rispetto al dato nazionale, non dico risparmiato perché non c'è niente da risparmiare quando decine e decine di persone sono già decedute e centinaia sono ammalate, molte di queste centinaia sono dentro gli ospedali, quindi lo dico non per gusto macabro ma per continuare a responsabilizzare me stesso e tutti coloro che ci ascoltano alla serietà della situazione. Però è chiaro che rispetto all'enormità del flagello che ha colpito la Lombardia, alle dimensioni di Piemonte, Emilia-Romagna, ma anche delle vicine Marche che hanno un numero tra le 4 e le 6 volte maggiore di malati, l'Abruzzo da questo punto di vista ha sicuramente conosciuto e sta conoscendo un dato inferiore. Però questo non ci deve far sentire tranquilli e rilassati perché, ripeto, il dato è comunque molto pesante. Poi se il dottor Albani, che è qui responsabile dell'emergenza sanitaria, vorrà aggiungere qualche altro elemento, lo vedo con le tabelle in mano, dopo di me potrà appunto aggiungere. E intanto ringrazio, perché è presente insieme a me, non li vedete ma sono seduti in prima fila e si alterneranno, l'assessore alla salute Nicoletta Verì, che quanto e più di me in prima fila quotidianamente, minuto per minuto, notte e giorno, a affrontare tutte le emergenze e tutte le situazioni complessissime che ci troviamo davanti, il responsabile dell'unità di crisi, la struttura di missione per il superamento delle emergenze della protezione civile, Silvio Liberatore, che soprattutto per la distribuzione dei materiali, le relazioni con Roma, anche lì insomma è assolutamente impegnato in prima fila. Ci sono poi qui in sala anche gli assessori Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta, Guido Liris, assessore al bilancio, che sono appunto presenti e che stanno assistendo. Io voglio dare alcune notizie intanto con l'occasione. Voglio annunciare che con un'ordinanza che ha la firma in questi minuti, che l'assessore mi ha sottoposto dopo una lunga analisi della situazione, abbiamo riperimetrato la zona rossa della Valfino e di Elice estendendola all'area Vestina. La ASL in questi giorni, alla quale abbiamo chiesto sin dal giorno dopo l'istituzione della zona rossa, che è stata istituita mercoledì della scorsa settimana, già dal giorno successivo abbiamo chiesto alle ASL di fare un costante monitoraggio della situazione. Questo monitoraggio ha portato la ASL a individuare effettivamente una curva crescente di contagi e di pericolosità di questi contagi nell'area Vestina e a individuare alcuni comuni ai quali estendere la disciplina della zona rossa. Anche se può sembrare l'attuale disciplina è già molto restrittiva perché le nuove norme hanno imposto a tutti di non uscire dal proprio comune, salvo appunto giustificati motivi, di restringere la libertà di movimento dei cittadini e così via,
però la zona rossa stabilisce ulteriori misure restrittive, la cinturazione della zona, il divieto assoluto di uscita e di entrata, con esclusione ovviamente di chi deve rifornire medicinali, alimentari, quindi resteranno aperti chiaramente i servizi essenziali per i cittadini, i rifornimenti e il diritto di chi lavora nelle forze dell'ordine, nella sanità e nelle forze armate di poter, o nei vigili del fuoco, di poter andare a lavorare, perché non possiamo sottrarre questo personale a quelle istituzioni, e quindi con le deroghe, diciamo, molto limitate del caso, si crea un'ulteriore perimetrazione che serve nelle nostre intenzioni e recependo i documenti dei nostri sanitari a separare ancora di più l'area metropolitana di Pescara, Montesilvano, Spoltore, Città Sant'Angelo rispetto al resto dell'area vestina, perché già oggi la provincia di Pescara è la più colpita, credo, se non sbaglio con i numeri, che i 2/3 dei malati sono ricoverati o comunque residenti nella provincia di Pescara, vuol dire che la sola provincia di Pescara ha il doppio dei malati di tutte le altre 3 province messe insieme. Da questo punto di vista si comprende anche il fatto che l'area metropolitana di più densamente abitata possa essere più esposta di altre a questo problema, e se, come purtroppo è accaduto, si è creato un focolaio di difficile origine nella Valfino e nell'area Vestina, che hanno rapporti molto stretti con l'area metropolitana e con la costa, questa cintura di separazione serve ad aiutare, diciamo, a ritardare l'effetto del contagio, se non ad annullarlo. I comuni che rientrano, oltre a quelli che già facevano parte della zona rossa, che erano i comuni, i 5 comuni della Valfino, cioè Montefino, Castilenti, Castiglione, Messer Raimondo, Bisenti, Arsita ed Elice nella provincia di Pescara, mentre gli altri erano in provincia di Teramo, oggi si aggiungono Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e Picciano. Quindi per questi comuni scatta da oggi, da questa sera, da quando sarà firmata e notificata l'ordinanza, scattano misure più restrittive. Parlavamo dei reagenti e dei tamponi, l'assessore potrà meglio spiegare quali sono gli indirizzi della Regione Abruzzo e del nostro, e dei nostri, ovviamente del nostro comitato tecnico scientifico, perché non adottiamo soluzioni politiche in questa battaglia, ci stiamo affidando, come è giusto che sia, ai sanitari, ai medici, agli esperti, ai clinici, e cerchiamo di aiutarli a fare fino in fondo il loro mestiere nella migliore delle condizioni possibili. Quindi siamo sempre aperti e attenti a ciò che potranno dirci e raccogliamo le loro indicazioni. Condividiamo con tutta la Giunta l'ansia e anche il comune sentire dei cittadini rispetto al fatto che se fossimo in grado di fare tamponi massivi a tutta la popolazione o comunque a segmenti molto ampi della popolazione, questo certo aiuterebbe a identificare quelli sicuramente positivi, a isolarli, a combattere prima e meglio. Però è giusto che i cittadini sappiano che noi oggi, nonostante siamo stati in grado di raddoppiare i laboratori, partendo da quello di Pescara di microbiologia, aggiungendo il laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico, a breve, brevissimo, non so se l'assessore può darci notizie più di dettaglio, si aggiungerà il laboratorio dell'Università di Chieti, e quindi di incrementare la capacità di produzione di tamponi e di diagnosi e di elaborazione della diagnosi, con laboratori aperti 24 ore al giorno, tutti i giorni. Noi oggi questi due laboratori non possono, non riescono a fare più di, complessivamente parlando, 400-500, forse al massimo 600 tamponi al giorno, e questo numero di fatto si esaurisce nelle persone che arrivano negli ospedali o che vengono mandati dagli ospedali o ai quali i tamponi vengono ordinati dai medici perché presentano sintomi e perché hanno un sospetto grave e fondato di essere malati.
Ci stiamo attrezzando, stiamo cercando di reperire sul mercato nazionale e internazionale non solo più materiali, è una guerra da questo punto di vista, è una guerra vera. Da quando questa pandemia ha colpito il mondo intero, nazione dopo nazione, scendono in campo dei giganti, gli ultimi, gli Stati Uniti d'America, mi descrivono i nostri contatti all'estero e anche la comunità estera, che ringrazio perché si è mobilitata nel tentare di aiutarci a trovare sui mercati esteri materiali, donazioni, ventilatori, altri, insomma tutto quello di cui possiamo avere bisogno, ma ci descrivono scene in cui appunto su questi mercati dove si trovano i pochi dispositivi e poi le poche apparecchiature disponibili si guerreggia a colpi di valigette piene di dollari, di truffatori di professione, sembra una spy story. Noi abbiamo acquistato dei materiali direttamente come Regione Abruzzo, non ci siamo cullati sull'idea che la Protezione Civile Nazionale e che il commissario Arcuri ci avrebbe rifornito come doveroso, come promesso, come giusto che sia, facendo acquisti a livello nazionale, mettendo in campo la forza di un governo nazionale per acquisire materiali. Anche il governo nazionale soccombe di fronte alla enormità del problema, e lo dico senza alcuna polemica, mi sarebbe facile fare polemica politica, ma non ho nessun interesse, nessuna voglia, nessun motivo e nessuna ragione di farlo. Sto dicendo queste cose solo perché i cittadini capiscano, siano informati delle condizioni oggettive nelle quali ci troviamo ad affrontare questa battaglia, e che quando qualcuno, giustamente anche esasperato dalla paura o dal dovere di dover lavorare, si ritrova magari senza dispositivi, si ritrova in difficoltà persino dentro gli ospedali o nelle farmacie o i medici di medicina generale, cioè non tutti quelli che ne avrebbero diritto. Oggi il prefetto di Teramo me lo chiedeva per le forze dell'ordine che cinturano la zona rossa. Ecco, tutti avrebbero giustamente diritto a lavorare più sereni e più sicuri, a reperire materiali che oggi non si riesce a reperire in farmacia o al supermercato e che dovrebbe distribuire la Protezione Civile, cosa che fa nei limiti dei numeri e delle disponibilità presenti, con le associazioni di volontariato, verso le forze dell'ordine, insomma tutte le strutture che meritano e che hanno un giustificato motivo di avere questo nostro sostegno. E purtroppo, ripeto, c'è una grave difficoltà. Noi abbiamo in questo momento notizie, cioè abbiamo trovato a Mosca un quantitativo importante di dispositivi di protezione individuale, in particolare le mascherine che usano i medici, ma non quelle chirurgiche che indosso io, molto semplice, quelle FFP2, FFP3, siamo diventati ormai tutti esperti di questi codici e di questi materiali, che sono quelle, soprattutto le ultime, le FFP3, sono quelle che indossano le persone che devono fare attività invasive e devono intubare il malato, quindi gli devono proprio stare corpo a corpo e devono essere protette bene. Un quantitativo importante che abbiamo acquistato direttamente, perché non riusciamo a rifornirci in maniera sufficiente con i canali nazionali e con l'approvvigionamento della Protezione Civile. Questo materiale lo stanno caricando in questo momento, abbiamo notizie dirette, all'aeroporto di Mosca su un aereo destinato ad atterrare a Milano Malpensa. La nostra speranza è che questo aereo riesca a partire entro la serata e che per domattina la dogana a Milano Malpensa abbia potuto sdoganare questo materiale. Abbiamo inviato a Milano Malpensa la vigilanza armata per scortare e assicurarci che questo materiale, una volta arrivato lì, entri nelle nostre disponibilità e arrivi con certezza e sicurezza nelle nostre farmacie, delle ASL, degli ospedali, che la Protezione Civile li possa distribuire. Dico questo sempre incrociando le dita, perché molti hanno vissuto la terribile esperienza di aver acquistato, pagato in anticipo per assicurarsi sul mercato forniture che altrimenti oggi nessuno ti dà più a credito, e poi una volta finito l'acquisto o non hanno visto proprio partire il materiale e non sanno nemmeno dove sia,
ma noi su questo, come dire, lo stiamo tracciando e quindi in questo momento sappiamo dov'è e confidiamo di farlo arrivare. Oppure quando è arrivato se l'è visto anche requisito e sequestrato per superiori esigenze nazionali o addirittura fermato direttamente all'estero. In questo momento in Russia pure sta esplodendo l'epidemia, si stanno moltiplicando i casi ogni giorno e quindi da un momento all'altro i russi potrebbero decidere di non essere più tanto generosi, tanto aperti e disponibili e di chiudere il mercato nazionale e requisire tutto ciò che hanno sul loro territorio per le esigenze locali, come hanno fatto altre nazioni. Quindi noi stiamo, e poi l'assessore dirà meglio, ma ho qui la relazione della ASL di Pescara, del direttore del laboratorio, dottor Fazzi, nei prossimi giorni avremo dei kit veloci che consentiranno di fare i tamponi, quelli veri, non quelli sierologici, quelli rinofaringei, quelli molecolari che individuano con certezza il malato, di farli in maniera più veloce e con un maggior quantitativo di disponibilità con nuovi macchinari. E stiamo anche lì negoziando l'acquisto di un macchinario importante, questa è una, diciamo, una trattativa molto delicata che io spero si riesca a portare a termine, che potrebbe consentirci fra una settimana o 10 giorni di avere dagli Stati Uniti un macchinario capace di fare migliaia e migliaia di tamponi alla settimana, aggiuntivi rispetto alle nostre capacità attuali. Questo ci consentirebbe sicuramente di affrontare con più velocità il momento della diagnosi per tutti quelli che vanno negli ospedali e per tutti quelli che i medici ci chiederanno di testare e di poter cominciare ad allargare il cerchio delle categorie a cui farlo, a cominciare dalle persone, dai casi sospetti, fortemente sospetti, i familiari di quelli positivi, le persone che stanno già in quarantena con qualche primo sintomo, senza dover aspettare troppi giorni di fare la coda, perché sappiamo che alcuni hanno aspettato diversi giorni prima di poter eseguire il test, ma non c'è stata da quel punto di vista né imperizia né scarsa volontà. C'è purtroppo una progressione, una priorità che mette in coda le persone che hanno sintomi meno pronunciati rispetto a quelli che hanno già sintomi molto più gravi che meritano addirittura l'ospedalizzazione, il ricovero. Quelle categorie ulteriori a cui poter cominciare ad estendere sono, come richiesto e su base volontaria, come abbiamo scritto nella nostra ordinanza, la categoria dei sanitari, a cominciare da quelli più esposti nei reparti che sono più a contatto diretto, a cominciare quindi dai reparti di malattie infettive, pneumologia e così via, ma anche quelli che, come già abbiamo fatto peraltro in alcuni casi, perché in alcuni casi in cui ci sono state infezioni, diciamo, scoperte tardivamente o casualmente di persone che sono entrate in ospedale per un'altra patologia e che poi sono state scoperte positive, e questo ha contagiato medici che le avevano trattate senza appunto considerare la loro condizione di malato, però li abbiamo fatti i tamponi, li stiamo facendo e stiamo cercando appunto di isolare subito il personale sanitario che fosse contagiato per evitare di spargerlo. Altre notizie, ho firmato questa mattina una richiesta dopo aver parlato personalmente con il presidente della Croce Rossa italiana, dottor Francesco Rocca, che ringrazio. Ho scritto e parlato personalmente al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che intanto saluto, gli faccio gli auguri perché esposto in prima fila come tanti, non si è sottratto al rischio e sta, diciamo, in questo momento sta appunto affrontando anche lui questo terribile problema, e al commissario straordinario Domenico Arcuri, perché c'è la disponibilità, la Regione Abruzzo ha chiesto di poter attivare nel polo logistico della Protezione Civile e della Croce Rossa già esistente ad Avezzano nell'interporto, di poter attivare un ospedale da campo con le tende montate dentro i capannoni e quindi doppio isolamento, protezione
doppia protezione e si può ragionevolmente pensare, non è automatico, non è facilissimo, ma si può ragionevolmente pensare che con uno sforzo condiviso della Regione Abruzzo e della Croce Rossa si possa attivare un ospedale da 50 posti. Perché questo si realizzi dobbiamo attendere l'autorizzazione del commissario Arcuri, quindi l'attivazione della Croce Rossa e anche una verifica puntuale di quali macchinari, di quali mezzi, di quali risorse anche umane possa oggi disporre la Croce Rossa per aiutarci in questa sfida. Perché altro tema che dobbiamo spiegare bene ai cittadini, a noi non mancano negli spazi né la fantasia di ipotizzare soluzioni stile Fiera di Milano, abbiamo anche noi spazi simili all'Interporto di Manoppello, in padiglioni fieristici o industriali, molti dei quali anche praticamente dismessi e isolati rispetto ai contesti urbani. E a tante altre soluzioni che molti si affannano ad invocare, però non si improvvisa da un giorno all'altro uno specialista di rianimazione, uno specialista di pneumologia, un anestesista, infermieri capaci di manipolare persone in quelle condizioni, perché chi non è addestrato a farlo e magari viene mandato allo sbaraglio anche solo nello vestirsi e svestirsi dei materiali che gli vengono dati, si ammala dopo 2 minuti, oltre che magari non curare con efficacia la persona malata. Per questo abbiamo attivato, come in tutta Italia, bandi per reclutare personale, ci siamo rivolti anche alle comunità estere o oriunde, come i venezuelani, che hanno risposto in tanti e stiamo esaminando. Attendiamo di conoscere dai nostri medici che stanno esaminando, dalle nostre ASL che ne stanno esaminando i curricula, se tra questi vi sono appunto persone che hanno quel minimo di esperienza da poter essere messi nelle corsie o da poter comunque integrare ed aiutare. Però io spero vivamente che questa sinergia e che questa collaborazione con la Croce Rossa si possa attivare e che ci possa aiutare. Un altro argomento, avete letto tutti oggi con molto interesse, perché a chi fosse sfuggito lo raccontiamo, il nostro direttore del reparto di malattie infettive, professor Giustino Parruti, ha reso un'intervista oggi in cui parlava della sperimentazione di un medicinale che si chiama Tocilizumab. Non siamo gli unici ad averlo sperimentato, c'è un protocollo nazionale. Ma rispetto a questo protocollo nazionale, la sperimentazione che noi stiamo facendo è quella che si sta facendo in particolare con la guida del professor Parruti, è quella di fare l'utilizzo precoce di questo medicinale, utilizzo precoce che sembrerebbe avere un effetto molto importante, che è quello di bloccare il progresso, diciamo, dell'infiammazione sui polmoni. E rispetto a questa sperimentazione in corso c'è anche uno studio scientifico accademico che avvalora questa ipotesi, che è fatto dalla Università dell'Aquila, dal professor Giacomelli, che è un immunoreumatologo, che proprio in questi giorni e nelle stesse ore in cui a Pescara lo stanno sperimentando sul campo, ha condotto uno studio scientifico che ho trasmesso al nostro comitato tecnico scientifico, che oggi mi sono sentito con Parruti anche per, come dire, agevolare l'interscambio di queste esperienze e di questi studi, perché voi capite bene che se questa, diciamo, protocollo, se questa sperimentazione portasse come risultato, non dico alla eliminazione, sarebbe troppo, come dire, troppo ingenuo crederlo o sperarlo, ma a una forte riduzione del numero delle persone che una volta infette vanno in crisi respiratoria, hanno bisogno di essere intubati, noi avremmo risolto una parte molto importante di questa battaglia, perché questo medicinale non combatte la malattia, non impedisce il contagio, non è un vaccino né un medicinale che fa scomparire
la malattia, ma diciamo, ne ferma la sua progressione mortale, il peggioramento che porta alla forte letalità delle persone, soprattutto di quelle più deboli, più anziane, con altre morbilità. Il dramma vero di questa battaglia è quello appunto di avere ventilatori, e anche qui noi abbiamo, ho appena finito una videoconferenza dove il commissario Arcuri ha detto che fino ad oggi ha distribuito 731 ventilatori in Italia, ne distribuirà altri 293 da oggi a sabato. Noi fino ad oggi di questi 731 ventilatori non ne abbiamo visto uno. Anche qui non lo dico per polemica, ci siamo intanto arrangiati con le nostre risorse, abbiamo saccheggiato le sale operatorie, le cliniche private, stiamo cercando dovunque ventilatori. Ci rendiamo conto che in provincia di Bergamo si fanno 50 terapie intensive al giorno in più, che sono il numero che l'Abruzzo ha messo in piedi in un mese, e quindi da questo punto di vista non vogliamo sottrarre urgenze e risorse a nessuno. Devo però dire, lo descrivo di nuovo per far comprendere a tutti le condizioni in cui combattiamo, che da venerdì sera ci erano stati promessi l'invio di un numero esiguo, un primo anticipo dei 120-130 ventilatori che abbiamo chiesto, e nel frattempo che li chiediamo non stiamo fermi, abbiamo perfezionato anche qui una procedura di acquisto che, con tutte le riserve descritte prima, dalla prossima settimana ci porterà le prime consegne raccolte autonomamente. Ma intanto dal governo venerdì notte ci aspettavamo l'arrivo di 3 o 4 ventilatori. Questi ventilatori erano parte di un carico proveniente dalla Germania di 100 ventilatori. Quando arriva sabato mattina, sabato pomeriggio, sabato sera e questi ventilatori non arrivano e si rinvia sempre di 6 ore in 6 ore la consegna, quando arrivano scopriamo che non si tratta di ventilatori per terapia intensiva ma per subintensiva, e la spiegazione che ci è stata fornita dal Ministero è che purtroppo i 100 ventilatori arrivati dalla Germania erano solo 40 e gli altri erano terapie subintensive. Domenica ci viene promesso che lunedì c'è un nuovo carico, siamo arrivati a mercoledì, questo carico continua ogni 6 ore a slittare la consegna, anche qui i ventilatori diventano nel frattempo 5, noi stiamo attendendo questi 5 ventilatori, l'ultima ora che ci è stata data di consegna è alle ore 20, anzi è slittata subito alla mattina successiva perché in quell'orario non c'era disponibilità dello spedizioniere di poter arrivare in tempo utile qui in Abruzzo, quindi noi siamo fiduciosi e vogliamo sperare che finalmente questa lunga attesa e questa fatica nell'attendere la distribuzione di materiale che per noi è assolutamente, sta diventando assolutamente vitale ed emergenziale averlo, possa arrivare e che domani mattina possiamo dare la buona notizia della consegna di questi 5 ventilatori. Voglio ringraziare per concludere il Comune dell'Aquila perché ha concesso l'hotel Cristallo a disposizione della Protezione Civile per ricoverare positivi, che, diciamo, quelli che vengono dismessi dall'ospedale al termine magari di un periodo di degenza e che negli ultimi giorni, se possiamo metterli in strutture protette, liberano posti letto per chi sta male, diciamo, in maniera crescente. Dopodiché sulle ordinanze stiamo anche per firmare una nuova ordinanza che regolamenta gli accessi alle case di riposo. Le case di riposo sono molto delicate, sono degli obiettivi sensibili di questo maledetto virus, perché si concentrano anziani, anziani fragili, anziani malati all'interno di uno spazio ristretto, e quindi quando entra il contagio in una di queste situazioni si crea subito un problema veramente, veramente grave e molto pietoso. Ieri, grazie all'assessore Veria, all'assessore Fioretti, alla Protezione Civile, abbiamo
risolto, siamo dovuti intervenire su una casa di riposo di Loreto, dove non appena si è diffuso il contagio praticamente tutti gli operatori si sono messi in malattia, non so se fossero malati per davvero e ne hanno tutto il diritto o se la paura li ha messi in malattia. Fatto sta che siamo dovuti andare in un posto dove gli anziani erano rimasti praticamente da soli, senza essere accuditi, senza essere assistiti, e una cooperativa è subentrata nella gestione, abbiamo risolto questo problema. Vorrei chiedere se il dottor Albani ci vuole dare qualche numero in più, qualche elemento in più, non so se deve parlare dal podio, va bene dal podio. Lo ringrazio il dottor Albani per la difficile opera che sta facendo di guidare una situazione di emergenza mai verificatasi nella storia moderna. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto rinnovo l'appello che ha fatto il Presidente all'inizio a tutta la popolazione abruzzese di veramente rimanere in casa, perché è l'unico sistema per interrompere la trasmissione del virus. Uscire soltanto per fare la spesa e soltanto per esigenze veramente gravi, perché la trasmissione del virus che avviene è soltanto interumana, per cui riuscire a bloccare il virus bloccando la trasmissione interumana è fondamentale. Secondo punto, mi corre l'obbligo di ringraziare veramente con tutto il cuore tutto il personale sanitario, tutte le figure sanitarie che in questo momento stanno in prima fila lottando contro questo terribile pandemia, e anche tutti gli altri operatori, forze dell'ordine e tutti gli altri forze che in questo momento sono in campo e che per dovere di ufficio sono in prima linea. Vado ad analizzare brevemente alcuni dati. Un dato confortante è che mentre all'inizio c'era un raddoppio dei casi ogni due giorni, adesso questo raddoppio si è dilazionato nel tempo. Abbiamo che il tempo raddoppio totale di casi è ogni 3,3 giorni e il tempo raddoppio totale ospedalizzati di 3,8 giorni, cioè quasi a 4 giorni. Quindi questo è un dato molto importante, perché sembra, ai dati che oggi abbiamo, che il virus abbia rallentato la sua marcia. Questo forse probabilmente è anche legato proprio alle misure della zona rossa, è legata alla maggiore, il fatto che i cittadini abbiano raccolto questo appello e quindi siano più in casa. Quindi questo è molto importante, perché da due giorni siamo passati quasi a quattro giorni i tempi di raddoppio. Questo è anche un dato importante, perché ci consente di concentrarci sui malati e sui pazienti che in questo momento sono all'interno degli ospedali. Do qualche cifra: attualmente alla data di oggi sono stati eseguiti in totale 4.982 tamponi, di questi tamponi 857 sono risultati positivi. Ad oggi risultano ricoverati in ospedale, non in terapia intensiva, quindi in ospedali malattie infettive o in aree appositamente attrezzate, 248 pazienti, 29 all'Aquila, 41 a Chieti, 37 a Teramo e Pescara 141. Mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono oggi 59, 9 all'Aquila, 12 a Chieti, 6 a Teramo e 32 a Pescara. Questo dato è come balza agli occhi sempre Pescara al primo posto di questa purtroppo maglia nera in questa terribile classifica, perché come diceva il Presidente, maggior numero di casi, così come al nord e un po' a tutto il mondo, si concentrano nelle grandi città dove c'è un maggior numero di persone, quindi anche un maggior numero di contatti. Abbiamo raggiunto 431 isolamenti domiciliari e attualmente abbiamo guariti clinicamente 16 persone. Il numero sembra basso, ma in realtà la nostra curva è cominciata più tardi rispetto al nord e quindi è chiaro che i numeri sono ancora più bassi per quanto riguarda le guarigioni, che speriamo avvengano più rapidamente nei prossimi giorni. Questi sono i dati che vi posso comunicare oggi. Abbiamo il dato che posso dare
che domani mattina il centro di raccolta dei tamponi di Pescara, il centro regionale di riferimento, dovrebbe cominciare ad attivare quello che è la raccolta e il tamponatura rapida. Questo ci consentirà di accelerare di molto, ma di molto, la possibilità di tamponare le persone, soggetti a rischio o soggetti francamente malati. Questo quindi ci consentirà di dare una risposta importante, perché consentirà non soltanto di avere una certezza diagnostica, ma soprattutto di combatterla a livello territoriale. Questa malattia si vince a livello territoriale. Lo ribadisco, non si vince in ospedale. In ospedale vanno i casi più gravi, i casi ormai conclamati, ma il blocco della malattia, della diffusione della pandemia, avviene soltanto e esclusivamente sul territorio, individuando precocemente i casi, isolandoli e evitando al massimo i contatti. Vi ringrazio. Assessore. Sì. Buonasera, molto è stato detto, è stato in maniera analitica definiti tutti i passaggi, tutto il cronoprogramma che una sinergia di partner importanti sta portando avanti per affrontare questa emergenza sanitaria. Quando si parla di emergenza sanitaria si parla di un'emergenza non statica, un'emergenza dinamica, flessibile, per cui i cambiamenti avvengono in maniera repentina. I risultati che abbiamo avuto oggi significa che sia il Dipartimento della Salute, ma soprattutto la Protezione Civile, tutti coloro che sono in questo momento in prima linea ad affrontare, hanno svolto un cronoprogramma attento, perché sapere che nonostante le difficoltà, così come ha ben definito il Presidente, poter avere fra pochi giorni quella strumentazione che ci permetterà di fare i tamponi a un'ampia popolazione è un grande traguardo, con metodi scientifici, con risultati validi. La stessa cosa si può dire per quanto riguarda la strumentazione come i ventilatori. Il Presidente ha delineato quelle sono state le peripezie per poter arrivare a questi acquisti. Parallelamente da parte delle aziende ALS c'è stata una sinergia per poterli acquistare, anche evitando quell'iter fuori dalla Protezione Civile, che come voi sapete ci crea anche difficoltà nel momento in cui arrivano le selezioni sempre per le regioni dove c'è un maggior numero di richieste. Ha detto bene il dottor Albani, a cui ringrazio per la dedizione, per l'impegno, ma soprattutto per la professionalità, che oggi non bisogna pensare solo all'assistenza in ospedale, ma in modo particolare a quella che è la sorveglianza a domicilio, perché in questi contesti che avremo il maggior numero di contagi, proprio perché le norme comportamentali che ogni membro della famiglia deve rispettare sono fondamentali, queste norme, affinché non avvenga il contagio come purtroppo può esserci. Questo significa non solo una sorveglianza sanitaria, ma anche rispetto e soprattutto evitare relazioni più possibile. Lo stesso dicasi per i centri di riabilitazione, per le case di riposo, dove in questa ordinanza che sta appena firmando il Presidente, mentre prima veniva definito un ingresso dettagliato, in questa ordinanza viene evitato l'ingresso agli estranei, perché come voi avete visto abbiamo avuto anche questi casi purtroppo positivi in questi contesti. Porteremo quindi la possibilità di fare questa testistica, questi tamponi anche in queste strutture, quindi andremo avanti in un percorso di prevenzione che è alla base per evitare che si possa estendere questa epidemia. Grazie. Non so se il Liberatore vuole aggiungere qualcosa, se hai qualche elemento da... Silvio Liberatore, il direttore della Protezione Civile.
Sì, sarò brevissimo, do soltanto qualche numero per evidenziare lo sforzo fatto dal sistema regionale di protezione civile e della struttura del Dipartimento della Sanità. Dal 2 di febbraio la struttura regionale è in H24, in stato di emergenza. C'è un'unità di crisi che è stata istituita il 4 di febbraio, di marzo, scusate. Questa unità di crisi è composta da una struttura tecnico-logistica che ha il vertice nel sistema di protezione civile e un sistema sanitario che ha il vertice nell'assessorato e nel referente sanitario regionale. Questi sono i vertici di questo sistema, nel quale lavorano tanti uomini, tante donne, tanti volontari. Io volevo ringraziarli perché giornalmente vanno a fare attività, a lavorare. Abbiamo un'unità di crisi, ampia più uffici della sanità, in cui oltre naturalmente gli ospedali ci sono persone che vanno giornalmente a lavorare e a rischiare la propria vita. Volevo dire che questo sistema ha utilizzato fino ad oggi circa 10.000 volontari, abbiamo installato oltre 45 strutture tra tende, container e gazebi e terzo strutture soprattutto per fare attività di supporto agli ospedali, oltre che alle case circondariali, oltre 100 riscaldatori. Abbiamo distribuito 300.000 mascherine, di cui 150.000 alle strutture ospedaliere. Abbiamo già speso 9 milioni di euro tra spese per materiale sanitario, ma soprattutto per il potenziamento delle strutture ospedaliere, per avere un potenziamento delle aule per il ricovero e per la rianimazione. Stiamo facendo, abbiamo avuto, ringrazio il Presidente, la disponibilità di economie, prima di 5 milioni, adesso con una delibera di giunta ieri altri 10 milioni, quindi un cash 15 milioni con i quali affrontiamo le prime spese emergenziali. Abbiamo avuto l'autorizzazione a spendere da parte del Dipartimento di 9 milioni, ma ne abbiamo spesi di più e ne abbiamo spesi 15. Stiamo facendo un'ulteriore richiesta al Dipartimento di utilizzazione dei fondi per 31 milioni, dei quali 18 per il potenziamento delle strutture sanitarie. Ci sono domande? Scusa, Alberto, se prendi il microfono lì così sentono anche da casa. Il podio? Sì, devi andare c'è il microfono portatile, il gelato. Ah, ecco. Sta acceso. Okay. Alberto Orsini, TGR La Rai, sull'ipotesi di nuovi ospedali, come lei ne ha parlato, ha citato Manoppello per esempio come possibile idea concreta, e qui all'Aquila si è parlato di un'altra ipotesi, Res Romoli, tra i tanti nomi che è uscito, voglio sapere che grado è, un'idea, è una possibilità, è una chimera, che cos'è? Grazie. Allora, le strutture vengono ipotizzate, poi si fanno i sopralluoghi, le verifiche di fattibilità che fanno la protezione civile, gli uffici tecnici delle ASL e del Dipartimento, perché tutte le valutazioni devono essere fatte su una base rigorosamente tecnica e sanitaria. Ci sono strutture che potrebbero essere fantastiche, ma che sono pronte fra 2 mesi, quando si spera che, come dire, non ce ne dovrebbe essere bisogno, altre che possono essere pronte subito, altre ancora che potrebbero essere allestite ma delle quali non ci sono i materiali per allestirle, a cominciare dalle risorse umane, quindi anche l'ipotesi era essere, io non faccio l'immobiliarista, questo lo voglio dire, quindi non sponsorizzo soluzioni di nessun tipo, se l'ASL, in questo caso dell'Aquila, insieme all'unità di crisi, al responsabile dell'emergenza sanitaria, dovessero valutare utile, funzionale e fattibile, nel frattempo all'Aquila stiamo lavorando non solo, come avete visto, nel riaprire il G8 che ha fornito un polmone straordinario nel giro di pochi giorni, noi abbiamo attivato credo adesso già 8 posizioni attive con persone in gran parte arrivate da Pescara, Chieti, insomma da una zona dove ormai è difficile mettere altre terapie intensive, e in queste ore e nelle prossime ore questi posti se ne rendono disponibili altri 30,
di terapia subintensiva e alcuni anche ulteriori, se arrivano respiratori li possiamo attrezzare anche per la terapia intensiva. Nel programma che ha descritto prima Liberatore, la ASL dell'Aquila ha chiesto i fondi e sta lavorando per il cosiddetto, si chiama Delta 7 se non sbaglio, anche lì decine e decine di posti da recuperare. Vediamo se con la Croce Rossa riusciamo ad attivare la struttura di Avezzano, dove non c'è bisogno di fare spese perché si tratta di materiali, di attrezzature da campo già esistenti nella disponibilità della Croce Rossa, in capannoni già a disposizione, non dobbiamo nemmeno requisirli perché la Croce Rossa e la Protezione Civile stanno già lì dentro dove vengono stipati, quello è un polo logistico dove vengono stipati i materiali, e quindi anche l'ipotesi eventuale di manoppello chiaramente entra in campo se non avremo trovato altre soluzioni nel liberare spazi negli ospedali, anche con l'ausilio delle cliniche private dove vengono o trasferiti i malati no Covid, quindi quelli che oggi vengono paradossalmente chiamati i malati sani, quelli che non hanno Covid e che possono essere curati in altre cliniche o in altri ospedali, perché il primo tentativo che facciamo, ad esempio nella provincia di Pescara, dopo aver dedicato gli ospedali di Pescara e di Penne a pazienti Covid, stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per evitare che anche Popoli possa essere toccato da questo destino. Naturalmente questo dipende dalla capacità sul resto del territorio regionale di assorbire altri pazienti, di cercare di distribuire in maniera tale che alcuni ospedali si concentrano come Covid e altri restano preservati per assistere i malati di altre che hanno bisogno di altre terapie. Non sarà facile mantenere tanti ospedali no Covid, e molti potrebbero diventarlo loro malgrado, perché a volte accade che dentro un ospedale in cui pensavi di stare a curare delle persone che non hanno il virus, poi si scopre che lo hanno, si infetta un reparto e quindi da quel momento in poi magari si decide anche per una logica sanitaria di dedicare quel reparto e di separare un'ala, sempre ovviamente differenziando i percorsi per mantenere la sicurezza di tutti gli altri. Però è evidente che questo accade o accade anche per ragioni di tempo. Io voglio ringraziare anche su Sulmona, c'è stato un caso del genere. Queste vicende oggi stanno dimostrando anche quanto i presidi territoriali conservino una funzione. Allora, se in tempo di pace, è giusto, per carità, razionalizzare, spendere bene, spendere il giusto, ma noi abbiamo sempre difeso, ad esempio, l'utilità e l'importanza, la famosa vertenza del punto nascita di Sulmona, comunque di un ospedale nella Valle Peligna che sia debitamente attrezzato. L'episodio che è capitato ne dimostra l'utilità. È partito da Castel di Sangro un malato che rischiavamo di non poter portare in tempo fino all'Aquila. Lungo la strada c'è un ospedale che aveva una rianimazione disponibile, non era stato programmato per essere un ospedale Covid, ma abbiamo preferito ovviamente mettere in sicurezza e salvare una persona prima che entrasse in crisi o rischiasse la vita, e a quel punto abbiamo dovuto sacrificare quella posizione anche nell'ospedale di Sulmona. Però le riflessioni poi dopo, quando tornerà la pace, in tempo di pace, io spero che l'intero sistema sanitario nazionale, non regionale, torni a riflettere su una modalità più flessibile di organizzazione dei presidi. Se noi avessimo avuto un po' più di presidi tra quelli cosiddetti minori, dotati di sale di rianimazione, noi avremmo potuto più facilmente, mentre adesso ci sono presidi che non hanno la rianimazione e che non è previsto la debbano avere in futuro, dove si fa fatica a organizzare in pochi giorni, a fare gli interventi strutturali che in pochi giorni possono cambiare la natura di quei presidi. Se ci fosse una organizzazione meno rigida e più flessibile su come trasformare reparti e posti letto e utilizzazione degli ospedali, una nuova emergenza del genere, penso che questa lezione ci aiuterà e aiuterà tutti a riflettere diversamente sull'organizzazione della rete.
Altre domande? Stefano D'Ascoli del Messaggero. Stefano. Sì. Sì, non so se mi sentite, buonasera, grazie per la disponibilità. Io volevo chiedere una cosa molto rapida. Si è parlato ieri, credo, di un modello matematico epidemiologico, ne ha fatto accenno l'assessore regionale Nicoletta Verì, che ringrazio, che insomma prevedeva 1500 casi entro la fine del mese se si fosse creata una curva di un certo tipo. Alla luce dei dati attuali, questo modello può essere aggiornato e se sì, in che maniera? Grazie e buon lavoro a tutti. Può rispondere Albani, io lo mostro intanto qui, il dottor Albani. Che... Sì, il modello si conferma e che abbiamo già fatto appunto questa previsione che si sta confermando. L'unica cosa è che, come dicevo prima, si è rallentato perché le facciamo ogni 4 giorni, però abbiamo fatto 2 curve di 2 modelli, uno peggiore che è 1.800, uno migliore 1.500, e per fortuna siamo nel gruppo dei 1.500, quindi abbiamo per il momento diciamo preso, ma non è che siamo bravi, ma chiaramente ci dobbiamo rifare su quelli che sono i calcoli matematici, stiamo seguendo la curva, per fortuna quella migliore. Volevo aggiungere i dati di prima, che mi sembra importante dirlo, che oggi per la prima volta abbiamo avuto una gravidanza Covid positiva a termine, la signora ha partorito tranquillamente nell'ospedale di Pescara, nella sala parto attrezzata per il Covid, sia la mamma che il bambino stanno bene, e quindi mi sembra giusto fare gli auguri alla neomamma e quindi confermare che siamo pronti ad ogni evenienza, proprio perché ci siamo preparati in tempo di pace, quando ancora non c'era nulla, ad attrezzare tutti gli ospedali in caso di emergenze di ogni genere. Non ci sono altre domande per adesso. Non ci sono altre domande, possiamo concludere qui questa conferenza. Grazie a tutti e speriamo di poter dare prossimamente notizie migliori di quelle che abbiamo dato oggi.